tu per tu 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 che significa molto di più. Se fa che quel tu non è un semplice tu ma diventerà tutti. Sai che c'è, ti dico come. Sera a tutti qui per la presentazione, però vediamo se ci siete, soprattutto se siete carichi. Vogliamo sentire la vostra voce con l'urlo più forte che avete al mio 3. 1, 2, 3. Ali, spettacolo, siamo carichissimi, ma senti un po'. Prima di far scoprire a tutti questi animatori cosa succederà quest'estate, proviamo un po' a rinfrescarci la memoria sui crei passati. Sì, dai, Betta, è passato un po' di tempo, bisogno di ricordare cosa abbiamo fatto. Guarda, gli anni scorsi. Sono sicura che tutti loro ci possono aiutare. Giusto. Allora, animatori e animatrici, preparatevi ad aiutarci a ricordare il titolo del CRE 2022. Il CRE, quello dell'estate scorsa, quello che ci ha un po' fatto battere il cuore, ma al mio 3 proviamo ad urlarlo tutti insieme fortissimo. 1, 2, 3. Batti cuore più chiaro di così. Te lo ricordi sì. Adesso? Sì, 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 ora me lo ricordo. Però per tornare a vivere quelle emozioni da batticuore, io ho bisogno di scaldarmi un po'. Ci penso io. Animatori, tutti in piedi. Sì, sì, tutti in piedi. E pronti a ballare uno spezzone dell'inno 2022, batti cuore! Tutti su le mani, su su su! Sarà un pieno di emozioni tra sole, giochi e canzoni. Con me friends sarà the best, don't get grest. Smile sulle mie guance che sorrette. Cuore! E lo stomaco sfarfalla, che cos'è? Pronti con le mani! È forte sto batticuore. È un battito in calore. Ancora! È forte sto batticuore. È una canzone d'amore. Fatevi un applauso! Emozionanti con questo inno. Sì, quante emozioni ci ha regalato Batti Cuore. Però Betta, tu non senti un po' di nostalgia di tutti quei giochi fatti nell'estate 2021, quella del Creurra? Un po' di nostalgia c'è, ma Ali, ora combattiamo la nostalgia facendo un bel gioco tutti assieme, guarda quanti siamo. Giusto, siamo così tanti stasera, un bel grande gioco tutti insieme. E per fare questo gioco chiamiamo qua con noi degli amici specialissimi. Animatori e animatrici, prepariamoci ad accogliere qua sul palco con un applauso fortissimo, direttamente dal CRE Batticuore, niente di meno che le emozioni! E allora iniziamo subito e facciamo entrare Gioia! E continuiamo con Tristezza! Goodbye my friend, you have been the one, you
sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole mi bruciano in mezzo ai... Bene. E allora un bel applauso di benvenuto alle emozioni! Gioco, però dobbiamo dividerci a squadre e i vostri capitani saranno proprio gioia, rabbia, tristezza e meraviglia. Allora partiamo subito con la prima squadra. La prima squadra sarete tutti voi seduti qui alla mia destra, voi qua sotto e anche voi là sopra. Voi sarete la squadra gioia. Seconda squadra, settore qua davanti a me, solo quello in basso, voi sarete capitanati da rabbia! Proseguiamo con la terza squadra, tutti voi centrali là dietro e anche tutti voi lassù, voi sarete la squadra tristezza! Quarta squadra, qua alla mia sinistra, capitanati da meraviglia! Bene Ali, le squadre ci sono, possiamo iniziare? Eh no, manca ancora un ospite speciale. Prepariamoci ad accogliere qua su questo palco per giocare con noi, direttamente dal Creurra, uno dei massimi esperti del gioco. Accogliamo con un applauso Leonardo! Mia Alibetta, sono un po' emozionato. Allora, vedo che siamo pronti e carichissimi, quindi come nei migliori show noi abbiamo una grafica per scegliere la prima sfida. Vai con la ruota! Oh! Oh. Allora, la prima sfida, ragazzi, è una sfida di canto. Non valuteremo, state tranquilli, la vostra bravura canora, quindi tranquilli, ma valuteremo quanto farete sentire la vostra voce, quindi mi raccomando, urlate come dei pazzi. Come si svolgerà il gioco? Ci saranno dei ritornelli famosissimi, quindi tranquilli che li sapete, se non li sapete ci sarà sullo schermo le parole, quindi voglio sentirvi cantare tutti, ok? Quando canterete, il settore canterà quando il vostro capitano avrà le braccia alzate, proprio così, ok? Allora, senza dilungarmi troppo, regia, primo ritornello. Settore gioia, fuori la voce! Il settore gioia, andiamo subito col secondo ritornello, vai col settore rabbia! Anche rabbia, adesso terzo ritornello, vai col settore tristezza! C'è quelli che facciamo dell'oratorio casa, per noi del centro estivo non c'è più bella cosa, così è sempre stato e mai cambierà. Bravissimo, settore tristezza, adesso ultimo settore, settore meraviglia! Pronti con la voce? Sulla strada, dovunque vada, so che
fatevi un applauso, siete tutti da conservatorio, veramente bravissimi. Ma adesso il verdetto della sfida. Le nostre presentatrici diventano giurate. Allora, presentatrici, il verdetto di questa sfida. È un compito veramente difficile perché siete stati tutti bravissimi. Concordo. Ma siccome dobbiamo scegliere, il settore che si è fatto sentire di più è quello della gioia! Ragazzi, nulla è perduto, nulla è perduto, perché adesso vai con la grafica, seconda sfida. Oh! Bene, sfida di ballo. Anche qui, tranquilli ragazzi, non valutiamo la bravura nei passi di danza, ma quanto entusiasmo ci mettete nel ballare. Quindi, sarà una ballerete una canzone di animazione, un cult, quindi tranquilli, lo sapete. Ora, tutti sui piedi, tutti. Forza, forza, forza. Su, tutti anche voi lassù. Bravissimi. E adesso che siamo tutti in piedi, vai con la musica! One, two, three, four, five, six, seven, eight. Dormire! Salutare! Starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, klaxon. Capelli, saluti, saluti, Superman. Ok, rimaniamo in piedi, tutti in piedi. Questa canzone è famosa perché adesso la velocità aumenta, ma noi sappiamo che siete bravissimi e l'abbiamo fatta ancora più veloce! Vai, vai, pronti! Pronti? Dormire, salutare, autostop, saluto, camminare, nuotare, sciare, spray, maggio, klaxon. Un mega applauso. Allora, giurate, verdetto della seconda prova. Siamo pronte. Ci siamo? Siete stati tutti spettacolari, ma un settore ci ha entusiasmate di più. Oh! Vince Tristezza! Allora, bravissima Tristezza, guadagna il punto ed era anche l'ultima prova. Benissimo, allora noi vi ringraziamo per aver giocato con noi, davvero grazie. Grazie a te Leo e grazie alle emozioni che ci hanno fatto rivivere quello che è successo nei CRE passati. Ma ora è giunto il momento di scoprire cosa succederà nell'estate che ormai è alle porte. Sì, e allora per fare questo invitiamo qua sul nostro palco e accogliamo con un forte applauso il nostro direttore Don Emanuele. Ciao, ciao, ciao a tutte e a tutti.
Bentrovate, bentrovati, un saluto particolare anche a chi ci segue da casa attraverso Bergamo TV. Ragazzi, cosa dire, vi vedo già belli carichi, abbiamo appena iniziato ma sento che la temperatura è già bella calda. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a ripercorrere un po' i crede degli anni scorsi. Quello del 2021 dedicato al gioco, quello del 2022 dedicato alle emozioni, per introdurre quello del 2023 dedicato al tema della cura, del servizio, della cura verso i più piccoli. Ecco, qualche anno fa quando ci stavamo domandando che cosa avremmo fatto nelle estati successive, anche se non sapevamo tutto quello che sarebbe successo, una domanda ci abitava dentro: che cosa può rendere veramente dei bravi adulti, dei buoni adulti, i bambini e i ragazzi di oggi? A quel tempo avevamo pensato che recuperare alcune dimensioni fondamentali, quali quelle del gioco, quali quelle del guardarsi dentro, quali quelle del prendersi cura degli altri, del mettersi a servizio, ci sembrava che potessero essere veramente le dimensioni più belle e più importanti. Che cosa facciamo questa sera? Semplicemente vorremmo provare, attraverso uno spettacolo che è già iniziato ma che adesso entra nel vivo, provare a fare entrare anche voi, adolescenti che sarete animatori, nel tema della prossima estate. Io ho già incontrato il 25 marzo scorso i vostri don e i vostri coordinatori nella presentazione che abbiamo dedicato appositamente a loro. Questa sera, attraverso questo spettacolo, la dedichiamo completamente a voi, perché più voi riuscirete a fare esperienza di questo tema, più voi riuscirete a entrare dentro i significati di questa estate, più voi riuscirete a condividerla, a trasmetterla ai vostri ragazzi. Vorremmo davvero che fosse un'estate tu per tutti, arrivando a dire che tutti possono essere nostri prossimi, nostro prossimo. Ecco, non voglio dire molto di più, semplicemente permettetemi, come ho fatto con i vostri don e i vostri coordinatori, di recuperare alcune dimensioni fondamentali della cura. Sono 5 punti velocissimi, anche molto semplici, che poi questa sera peraltro riprenderemo in un modo o nell'altro, ma che vorremmo già fissare fin dall'inizio. Il primo punto per poterci prendere cura dei più piccoli: avere occhi aperti, avere occhi attenti, capaci di accorgerci di chi avremo di fronte, bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Secondo punto, dopo occhi aperti, braccia tese. Braccia tese perché non ci accontenteremo, non vogliamo accontentarci di avere gli occhi aperti e di vederli, i più piccoli, ma vorremmo andare ai loro incontro proprio con le braccia tese per dire ci siamo qui, accanto a te, accanto a voi. Terzo punto, dopo braccia tese, mani in pasta. Eh sì, perché non basta l'idea, non basta l'intenzione, serve anche qualcosa di concreto, serve un'azione, serve appunto sporcarsi le mani, buttarsi dentro, mettersi in gioco come abbiamo imparato 2 anni fa. Quarto passaggio, gambe in spalla. Questo forse è quello più complesso da comprendere, ma per noi è altrettanto significativo. Noi faremo dei bellissimi centri estivi quest'estate, siamo gli oratori della diocesi che fanno questa proposta ai bambini e ai ragazzi delle nostre comunità. Ma ci sono tantissime altre realtà che si prendono cura dei più piccoli durante l'anno. C'è la scuola, ci sono le società sportive, ci sono tantissime associazioni, tantissime altre realtà. Vorremmo dirci quest'estate che non si educa da soli, ma si educa insieme. E allora un oratorio, degli animatori d'oratorio che vanno incontro anche alle altre realtà per fare alleanza, per fare rete. E l'ultima coordinata, cuore libero. Sì, perché i bambini non vogliamo trattenerli, non vogliamo tenerli vicino a noi. Noi vogliamo prenderci cura di loro perché diventino veramente dei bravi adulti e domani possano fare liberamente la loro strada. Ecco, questi 5 punti noi li abbiamo identificati quest'inverno pensando alla prossima estate, lasciandoci provocare da una parabola del Vangelo, la parabola del buon samaritano, una parabola che sicuramente tutti noi conosciamo e dalla quale abbiamo preso anche appunto il sottotitolo. E chi è mio prossimo è proprio un versetto di quella parabola del buon samaritano che si trova nel Vangelo di Luca. Chiudo dicendoci un po' lo schema di questa serata. Abbiamo cominciato con questo momento di animazione, ci stanno davanti altri 5 momenti, 4 dei quali, i prossimi 4, sono proprio uno spettacolo in piena regola. Questi 4 momenti avranno questi 4 fuochi. Il primo:
vorremmo provare a dirci attraverso ancora una modalità un po' animativa che cosa vuol dire oggi essere animatori delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di oggi. Sappiamo che i tempi cambiano, le situazioni non sono le stesse a quelle di qualche anno fa. Che cosa vuol dire oggi essere animatrici e animatori dei più piccoli? Secondo fuoco, altrettanto importante, la parabola del buon samaritano. Vorremmo proprio provare a rimasticarla, a rifarla nostra, a ricomprenderla perché veramente ci possa accompagnare nella prossima estate. Terzo fuoco, altrettanto importante, bello quello che ci dice Don Emanuele, è importante, ma ai più piccoli come glielo spieghiamo? Non preoccupiamoci, ci sarà una storia come tutti gli anni, è la storia di Robin Hood che questa sera proveremo a rivedere e a riconsegnarvi. E il quarto fuoco altrettanto importante, se Robin Hood è il personaggio per i più piccoli, il personaggio per voi adolescenti che sarete animatori è la figura di un prete fiorentino che 100 anni fa come in questi giorni nasceva. Don Lorenzo Milani, un prete fiorentino nato il 27 maggio del 1923 e morto a soli 44 anni il 26 giugno del 1967. Eppure in 44 anni è stato capace di fare veramente grandi cose che credo ci potranno essere sicuramente di aiuto per la prossima estate. Il quinto momento, l'ultimo, inviteremo qui sul palco il nostro vescovo che salutiamo questa sera e con lui affideremo la prossima estate nelle mani del Signore. Non ho altro da dirvi, non mi resta che augurarvi buona serata, buona visione. Se fa ai che quel tu non è un semplice tu ma diventerà tutti. Se fa ai che quel tu non è un semplice tu ma diventerà tutti. Bene, allora tra poco andremo in onda con una nuova puntata del nostro mitico gioco a quiz Tu per tutti, che sta avendo una quantità di ascolti eccezionali. Sapete, saremo in diretta in moltissime case, quindi vi chiedo di seguire le indicazioni che vi darò man mano. Intanto dovrebbero mancare 30 secondi al termine della pubblicità. Assistente, sto trono dove lo metto? Ma che trono e trono? Non siamo uomini e donne, lascialo giù per favore, lascialo giù. Intanto chiedo ai concorrenti di accomodarsi, grazie mille, grazie. Può entrare anche la nostra esperta, grazie. Pubblico, mi raccomando, sorridete. Chicca Scotti, bellissima come sempre. Cameraman, ci siamo? Luci, ok? Mancano 10 secondi al termine della pubblicità. Concorrenti, in bocca al lupo. 5, 4, 3, 2, 1, sigla! Dall'oratorio di Laglio.
Elena dall'oratorio di Azzano. E Laura dall'oratorio di Pradalunga. Bene, ragazzi, siete pronti a giocare? Ma rivediamo insieme le regole del gioco. Ogni concorrente dovrà rispondere ad una domanda, ma attenzione, non potrete e non dovrete rispondere da soli. Infatti abbiamo un piccolo aiuto che però scopriremo passo passo. Quindi possiamo cominciare con il gioco. Yuri, la prima domanda è tutta tua. Quindi grafica, vediamo cosa abbiamo per Yuri. Allora, sei nel campo da calcio e stai giocando con altri animatori. Arrivano 30 bambini e vogliono giocare anche loro. Cosa fai come animatore? Vediamo le opzioni di risposta. A. Li ignori e continui a giocare. B. Crei delle squadre miste per giocare con loro e farli divertire. C. Usi un bambino come palla. D. Liberi un pezzo di campo per farli giocare e divertire tra di loro. Bene, Yuri, questa era la tua domanda, ma che entri il valletto con l'aiuto per Yuri. Ok, Yuri, molto fortunato perché il tuo aiuto questa sera arriva proprio dal pubblico. Allora, pubblico, super attenzione, perché adesso io ripeterò le opzioni di risposta e voi dovrete applaudire quando la risposta che arriva secondo voi è quella corretta. Tutto chiaro? Ripetiamo le opzioni. Opzione A, li ignori e continui a giocare. No, non ci è piaciuta. B, crei delle squadre miste per farli giocare e farli divertire. C, usi un bambino come palla. D, liberi un pezzo di campo per farli giocare in modo che si divertano tra di loro. Niente, qua il pubblico si è spento. Bene, allora Yuri, il pubblico ha cercato di darti una mano, però vediamo qual è la tua risposta definitiva. Penso che risponderò B. B, grafica, vediamo. Ed è corretta! Complimenti, Yuri si aggiudica un punto e con lui Lallio! Complimenti! Ma ora diamo il benvenuto alla nostra esperta Marta che ci delizierà con le sue parole. Grazie alla risposta di Yuri abbiamo capito che uno degli ingredienti per essere animatori è la voglia di giocare e divertirsi, mettendo sempre i bambini al centro. Bene, grazie mille Marta per le tue parole, sempre molto attente. Ma ora andiamo a Elena. Elena, è il tuo momento di vedere la domanda, quindi grafica, leggiamola insieme. Allora, Pietro è un bambino di quarta elementare e fa sempre casino, non si risparmia nemmeno durante la preghiera di fine giornata. Cosa fai? Vediamo le opzioni di risposta. A. Effetto. B. Lo porto fuori e mi metto a giocare a palla. C. Mi metto vicino a lui e viviamo insieme il momento di preghiera. D. Lo ignoro e continuo a giocare con il foglio della preghiera che ho tra le mani. Bene Elena, questa è la tua domanda, ma valletto l'aiuto per Elena. Bene, bene, bene Elena, preparati perché il tuo aiuto arriva ancora una volta dal nostro meraviglioso pubblico. Ma attenzione, vediamo se tra di voi c'è qualcuno che ha voglia di aiutare la nostra amica Elena a rispondere alla domanda. C'è qualcuno? Io signorina! Io! Ah, okay. Trovato! Prego! Allora, io sono un autista del pullman, quindi non vivo il CRE e non conosco nemmeno Pietro. Però quando li porto in gita e devono tornare in oratorio, di ritorno appunto dalla gita, tali animatori mi chiedono il microfono perché vogliono fare il momento della preghiera.
ed è bellissimo quando prendono per mano i bambini e recitano il Padre Nostro. Sembra proprio di stare in una famiglia. Grazie mille signor autista per le sue parole, mi ha quasi emozionato. Ma ora momento preferito del programma. Marta. Con questa seconda risposta aggiungiamo un tassello fondamentale che riguarda lo stile dell'animatore d'oratorio. Uno stile di cura con le braccia tese verso l'altro e il cuore aperto all'ascolto e alla relazione. Fede, ho dato un suggerimento per la nostra Elena in più così potesse rispondere. Hai dato la perla prima oggi. Oggi la perla era prima, perché Elena, non lo volevo dire, ma era la mia preferita. Però fa niente, fortunata Elena. Quindi Elena, hai avuto l'aiuto dell'autista e di Marta, quindi figurati tu se adesso puoi sbagliare. Vai! Secondo me è la C. La C, vediamo dalla grafica. Oh, complimenti! Bravissima Elena per la risposta, complimenti. Ma, dulcis in fundo, arriviamo all'ultima domanda e a rispondere sarà proprio Laura. Laura, sei pronta, sei carica, i tuoi compagni bravissimi, ok? Perfetto, allora, grafica con la domanda. Sono le 8 del mattino del primo giorno di Cre. E gli animatori sono tutti agitatissimi, non sanno proprio da dove iniziare. Cosa fai? Leggiamo le opzioni di risposta. A. Iniziamo ad addobbare il cancello. B. Iniziamo a giocare a pistolero per combattere l'ansia. C. Continuiamo il pisolino interrotto. D. Ci dividiamo in gruppi, prepariamo il materiale e ripassiamo i balli. Bene Laura, questa è la tua domanda, ma ora va a letto l'aiuto. Vediamo. Oh, molto bello questo aiuto Laura. L'aiuto arriva proprio da casa e infatti siamo in collegamento con due persone super super speciali. Pronto, mi sentite? Luigi, ha da che suona al telefono, ne facciamo a te. Chi chiama a quest'ora? Pronto? Ma pronto? È stato male qualcuno? Aspetta, ascolta magari a Enel. Pronto? No, niente Enel. Signor Luigi, niente Enel. Siamo del programma Chi vuole essere tu per tutti. Laura ha bisogno di una mano per rispondere alla domanda a tema Cre. Ve la rileggo così potete dare un consiglio. Sono le 8 del mattino del primissimo giorno di Cre. Gli animatori sono tutti agitati e non sanno da dove iniziare. Avete un consiglio per Laura? Certo, noi ne vediamo, l'abbiamo visti di Cre, abitiamo qua vicino all'oratorio, però non so cosa possono fare per prepararsi, Piera. Preparare i balli, vedere se c'è tutto e poi sorridere, l'importante, Digel. La Dilla Piera, preparare i balli, vedere se c'è tutto, ma sorridetene ragazzi, sorridete, mi raccomando. Bravo. Perfetto, bene, grazie mille, arrivederci, grazie per il ciao. Laura, hai avuto un aiuto preziosissimo, quindi la tua risposta definitiva è... Allora, se ho capito bene, dovrebbe essere balli, vedere se c'è tutto il materiale e sorridere. Vediamo dalla grafica se è corretto, ed è corretto! Complimenti Laura, ti aggiudichi un punto e con te Prada Lunga! Complimenti, complimenti! Ed ora, Marta, deliziaci con le tue parole. Con l'aiuto di Laura abbiamo scoperto che l'ultimo tassello che costituisce un animatore d'oratorio è l'importanza dell'essere gruppo. Non si è mai animatori da soli, il gruppo è il motore del Cre. Grazie mille Marta, grazie per aver dato gli ingredienti per capire cosa vuol dire essere animatori del Cre. Cosa posso dirvi? Siamo arrivati alla fine del nostro gioco, abbiamo concluso con uno splendido pareggio, quindi grazie mille ragazzi per aver giocato con noi, grazie per essere stati esempio di tu per tutti. Potete tornare dai vostri compagni. Grazie mille e grazie a questo meraviglioso pubblico che questa sera ci ha dato una mano immensa. Siamo arrivati alla fine e come ogni programma che si rispetti, concludiamo con la sigla, che è l'inno del Cre 2023! Tu per tu, che significa molto di più. Se fa che quel tu non è un semplice tu, ma diventerà tutti.
vado in un mood, un po' in down e poi chiamo il mio bro. Dove vado tutto sta per amico? Insieme guardiamo in giro, gli strimbo il mio pov. E poi pominito il punto di vista. C'è roba grossa che non va, tipo clima, guerra, società. Se non stai ci stai buono, questo è mica l'ONU. Ma con lo smile che mi dai sono up, ora ci stiamo che ci siamo. Tu per tu che significa ah molto di più. Se fa ah che quel tu non è un semplice tu ma diventerà tutti. Sai che c'è, ti dico com'è che in tanti tutto cambierà, il sound della tua voce. Dai la nota che al tuo fianco sta seduto, sta ancora cercando il flow. Ama il prossimo tuo, prossimi amici is the way. Non sei mai stato solo come pensi. Non sei solo, no, che non sei solo. Sono loro, sono in tanti. Gli amici, anche in mezzo ai guai. Si prendono cura di te, letteralmente they care. Tu per tu che significa molto di più. Se fa che quel tu non è un semplice tu ma diventerà tutti. Sai che c'è, ti dico come che tutto cambierà, il sound della tua voce. Dai la nota che al tuo fianco sta seduto, sta ancora cercando il flow. Sai che c'è, ti dico com'è che intanto tutto cambierà, il sound della tua voce. Dai la nota che al tuo fianco sta seduto, sta ancora cercando il flow. Occhi aperti, attenzione, tieni braccia tese ed un cuore libero, non perdere l'occasione. Occhi aperti, attenzione, tieni braccia tese ed un cuore libero, non perdere l'occasione. Sai che c'è, ti dico com'è che in tanti tutto cambierà, il sound della tua voce. Dai la nota che al tuo fianco sta seduto, sta ancora cercando il flow. Sai che c'è, ti dico com'è che intanto tutto cambierà, il sound della tua voce. Ciao per tutti. Dai la nota che al tuo fianco sta seduto, sta ancora cercando il flow. Vorrei ora raccontarvi una storia. Anzi, dato il significato importante che ha, la chiamerò parabola. C'è una parola che identifica bene il suo significato ed è interferenza. Ma che cos'è un'interferenza nella vita? È un'interruzione, un blocco che dà inizio a qualcosa di ignoto e inaspettato. Improvvisamente ti ritrovi a terra privo di forze, circondato da un muro invalicabile. Senti su di te il peso di uno sguardo indifferente che ti guarda ma non vuole vederti davvero. E così sei schivato, scansato e ti ritrovi immobile e invisibile di fronte alla frenesia delle azioni di ogni giorno. Ma improvvisamente, ecco, una nuova interferenza. Due occhi si posano su di te, ma questa volta non hanno fretta di fuggire. Vogliono comprenderti. E allora tutto riparte con la cura di chi nell'altro vede il suo prossimo.
Io sono l'altro, sono quello che spaventa, sono quello che ti dorme nella stanza accanto. Io sono l'altro, puoi trovarmi nello specchio, la tua immagine riflessa, il contrario di te stesso. Io sono l'altro, sono l'ombra del tuo corpo, sono l'ombra del tuo mondo, quello che fai lavoro sporco al tuo posto. Sono quello che ti anticipa al parcheggio e ti ritarda la partenza, il marito della donna di cui ti sei innamorato. Sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato, quello che dorme sui cartoni alla stazione. Sono il nero sul barcone, sono quello che ti sembra più sereno perché è nato fortunato o solo perché ha vent'anni in meno. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti, adesso facci un giro. Mamma, mamma, le cure del cuore di mamma, mamma, mamma. Bacia, mi accarezzi sulla faccia, mi sollevi con le braccia, mi tieni vicino e scaccia via ogni mia paura. E il mio cuore fa fa
fa ai che quel tu non è un semplice tu ma diventerà tutti. Se fa ai che quel tu non è un semplice tu ma diventerà tutti. Ragazze, è il momento! Sì! Ma dov'è? Ma non lo so. Dovrebbe essere già qui. Eccomi, ragazze, eccomi. Eccola. Ma quanto pesa questa valigia? Ci credo. Guardate però che meraviglia di travestimenti vi ho portato. Wow, sì! Ho sempre voluto vivere nella foresta di Sherwood! E a me è sempre piaciuto tirare con arco e frecce. Io ho sempre amato gli eroi romantici, quelli che si prendono cura degli altri. Quelli che ristabiliscono gli ordini sociali, vorrei dire. Ma sì, quelli che utilizzano la furbizia per realizzare tutti i loro piani. E che per farlo non sono mai da soli, ma sempre insieme, come una band. Ma ragazze, portare via i ricchi per dare ai poveri non è rubare. Dipende da come lo guardi. Sottrarre ai ricchi quello che hanno rubato ai poveri, a me, più che un furto, pare una restituzione. Già, già, già. Oh, Polo di Nottingham! Applaudite l'ingresso del re! Proclamata a gran voce quanto scritto sulla pergamena. Viva Re Riccardo! Viva, viva Re Riccardo! Viva Re Riccardo! Io non sono Riccardo. Riccardo è andato in guerra. Io sono il re. Riccardo non tornerà mai più. Io sono Giovanni. Lui è Giovanni, Giovanni, Giovanni! Popolo di Nottingham! Proclamata a gran voce quanto scritto sulla pergamena! Viva Giovanni senza terra! Viva, viva Giovanni senza terra! Viva Giovanni senza terra! Oh, pezzo di animale! Io ora la terra ce l'ho! Tutta la terra di Inghilterra è mia! Lui la terra ce l'ha, ce l'ha! Ce l'ha! Popolo di Nottingham! Proclamate a gran voce quanto scritto sulla pergamena! Viva Giovanni, terra terra! Viva, viva Giovanni, Giovanni, terra terra! Viva Giovanni, terra terra! Testa di melone! Io non sono terra terra! Io sono re! E basta! Vietato dire la parola terra! Lui è il re! Il re! Il re! Popolo di Nottingham! Proclamate a gran voce quanto scritto sulla pergamena! Viva Giovanni re d'Inghil! Viva, viva Giovanni re d'Inghil! Viva Giovanni re d'Inghil! Inghil? Inghil cosa? Maestà! Voi avete vietato la parola terra, quindi rimane solo Inghil. Ah, basta, sceriffo dei miei stivali! Te la do io la terra! E voi, popolo di pezzenti, ribelli, fannulloni, morti di fame di Nottingham, avete finito di ridere? Vi caverò sangue e lacrime! E vi toglierò dalle vostre tasche ogni singolo denaro. Io tasserò tutto. Tasse, tasse, tasse. E allora tassa sulle scarpe. Popolo di Nottingham, si proclama a gran voce. Da oggi chi ha le scarpe deve pagare. Sceriffo, controlla. Popolo di Nottingham, alzate i piedi e mostrateli allo sceriffo! Su tutti i piedi! E se qualcuno vuole fare il furbo levandosi le scarpe per non pagare la tassa, non mi spaventa perché io ho quello che mi serve. Bene, 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 bravo sceriffo! E ora ancora di più!
tassa, tasse, tassa sulle mutande. Popolo di Nottingham, si proclama a gran voce: da oggi chi ha le mutande deve pagare. Sceriffo, controlla. Popolo di Nottingham, tutti in piedi, alzatevi, tutti in piedi. E ora, sire, credo che questa volta dovremmo credere al popolo sulla fiducia senza controllare. Popolo, seduti! A me i soldi per le scarpe, a me i soldoni per i mutandoni. Bene, bene, bene così. E adesso, ancora di più, tassa, tassa sull'aria. Chi respira deve pagare. Popolo di Nottingham, si proclama a gran voce: da oggi chi respira deve pagare. E se non volete pagare, non dovete respirare! Chi osa spernacchiarmi? Chi osa spernacchiarmi? Sceriffo, alla forca! Tutti quanti, alla forca! Popolo di Nottingham, se non volete spernacchiare, meglio scappare! Fermati, Araldo! Osi scappare dallo sceriffo e dal tuo re? Presto, fermati. Rifugiamoci nella foresta di Sherwood! A Sherwood ti verrò a prendere! Fermati, fermati! Sherwood è la mia spina nel fianco! E quel Robin Hood con la sua mania di rubare ai ricchi come me per dare ai poveri come voi! Ma verrà! Verrà quel momento in cui lo catturerò e allora... Maestà! Maestà! Sì? Alle porte del castello c'è una banda. Una banda? Oh, è la banda di Robin Hood! Aiuto! Chiudete il ponte! Sollevate il portone! Volevo dire, sollevate il ponte! Chiudete il portone! Aiuto! Arrestateli! Uccideteli! Distruggeteli! Ma no, maestà! Ma no! Non hanno armi! Ma strumenti da musica. Musica? Sì, musica. Oh, amo la musica. Oh, chissà che la musica non sia consolante per la tristezza di questo popolo così desolante, per questa gente che non dà niente al suo re così conciliante. Complimenti, maestà, rima eccellente. Che mente eloquente. Siete un gigante? Dite davvero? Sire, lei ha un gran talento. La vostra voce è un portento. Siete uno schianto? Perché non vi date all'arte? Recitate con noi una parte. E scucite i sacchi e le sporte. Le sporte? Le sporte piene dei vostri talenti artistici. Abbiamo un monologo adatto, ma ci serve un attore perfetto. Uno che sia all'altezza come vostra altezza. E la scena sarebbe? Un re innamorato di una nobile donna di nome Marian. Bentrovato, Giovanni, John! Oh, incantato, Lady Marian! È bello, ma con chi pensi di parlare? Ci si alza in piedi di fronte a una dama! Incantato, Lady Marian! E dico, hai monete nelle orecchie? Ma non hai capito? Davanti a Lady Marian devi stare dritto e impettito! Ma guarda tu che tipo! Lady Marian estasiato! Ma John, ma sei bravissimo a fare la parte dell'innamorato! Un personaggio! Un personaggio dotato di denaro contante che conquista una dama con la bellezza? No! No. Con la bontà? No! Con la gentilezza? No! Con il coraggio? No! Con l'amore? No! E dunque con cosa? Col suono squillante dell'oro. Con la melodia suonante del vostro denaro.
Mi piace questa musica, io l'adoro. La banda musicale accompagnerà la vostra esibizione. Forza, ognuno ai propri posti. La bella Milady è già pronta sul balcone. Ci sono e attendo con ansia la scena. E voi, maestà, date la scalata al suo amore con belle parole e tante monete di valore. Monete ne avete? Ma certo, tutte le monete rubate, volevo dire raccolte dal popolo. Ecco, maestà, la scena è tutta vostra, potete cominciare. Avere o non avere? Questo è il problema. Comprare, vendere, guadagnare, rubare, usurpare, forse regnare. È dirsi così che con il sudato denaro poniamo fine alla nostra miseria? Accumulare, prendere i soldi e coi soldi opporsi alla sfortuna e ottenere il successo, la fama, il trionfo anche in amore? Ahimè, questo è il dilemma, il dramma, l'amore, Milady. Maestà, sono finiti i sacchi. Finiti? Finiti? Proprio adesso che mi sentivo così ispirato. Forza, sceriffo, recupera altro denaro da noi rubato e andiamo avanti, che mi sentivo così ispirato. Maestà, il denaro è finito e il tesoro è sparito. È sparito? Al ladro, al ladro! Non sono musicisti e commedianti, è Robin con la sua banda. Aiuto, guardie del re, a me, aiuto. Noi siamo pronti al concerto. Un concerto d'archi, una sinfonia speciale per avidi monarchi. Aiuto, guardie del re, a me, chiudete il ponte, sollevate il portone. No, maestà, sollevate il ponte, chiudete il portone. Arrestateli. Distruggeteli, uccideteli. Lady Marian, io vi amo, ma sceriffo, scappiamo! Popolo di Nottingham, proclamate a gran voce quanto scritto sulla pergamena. Viva Re Riccardo! Viva Re Riccardo! Viva Re Riccardo! Grazie, Robin, per aver mantenuto la libertà e difeso i diritti del popolo durante la mia assenza. Ti sei preso cura di loro, sei stato uno per tutti, tu per tutti, per i tuoi amici della foresta e per il mio popolo che con Giovanni era nella tempesta. E il popolo, fedele al suo re, festeggia la fuga di Giovanni il ladrone urlando: viva Re Riccardo, cuor di leone! Viva Re Riccardo, cuor di leone! Viva Re Riccardo, cuor di leone! Popolo di Nottingham! La storia di Robin e la sua banda è testé terminata! Facciamoci un applauso e salutiamoci con una bella risata, così da chiudere in rima baciata! Il principe Giovanni senza terra e senza cuore deprede in lungo e in largo l'Inghilterra del suo. Chi può pagare i paghi agli altri di alla testa e i poveretti fuggono verso la foresta. Sherwood la chiamano e il capo è un grandomo, amico
amico di Frattac, si chiama Little John. Robin torna dalla guerra e va in preda all'orror. Bruciate la sua terra da quel regno di terror. Di fronte all'ingiustizia che impera a nord e a sud, imbraccia arpe e frecce e diventa Robin Hood. Sotto il sole a faticare, grandi giochi da preparare. Per chi? Per noi. Per chi? Per noi. Merenda sana, gite spaziali, laboratori professionali. Per chi? Per noi. Per chi? Per noi. Fatemi vedere le vostre facce, dai, tirate fuori quelle belle linguacce. Mamma mia, che squadra, segno della croce. Fatemi sentire la vostra voce. Questo ritornello è bello, sai cantare, siamo io e te. Non pensare, balla come piace a te, yeah. Ballo, ballo. Ehi, sulla mano, sull'altra mano. Tutti pronti col baccano, yeah. Cerchio fatto quasi perfetto. Se ci sei DJ vai col pezzo. Per chi? Per noi. Per chi? Per noi. In braccio e pitturate, sempre in braccio vuole stare, non rubare le caramelle a animatore. Se ho capito bene tutto questo, mi rivieni sempre solo e solamente per chi? Per noi. Fatemi vedere le vostre facce, ritirate fuori quelle belle linguacce. Mamma mia, che squadra, segno della croce. La voce? Yeah! Questo ritornello bello, sai cantare, siamo io e te. Non pensare, balla come piace a te, yeah. Balla X, X, tra me e te. X, X, tra te e me. X, X, tra me e te. X, X, tra te e me. Mamma mia, che squadra, segno te. Ritornello bello, sai cantare, siamo io e te. Segui il ritmo, non pensare, balla come piace a te, yeah. Ehi, sulla mano, sull'altra mano. Tutti pronti, dai. CRE 2023, tu per tutti, 100 anni in 100 parole. Se la vita è un bel dono di Dio, non va buttata via, e buttarla via è peccato. E mi pare una cosa orribile, perché il tempo è poco, quando è passato non torna. Se si perdono loro, i ragazzi più difficili, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati. A che cosa serve avere le mani pulite se si tengono in tasca? Ecco, occupatele. Don Lorenzo Milani. Dai, aspettiamo anche te.
faccia al Cre. L'anno scorso è stato fantastico, io non vedo l'ora. Vi ricordate la gita all'Alpe Corte e alle vele? A parte le gite, io ho incontrato tra gli animatori una mia ex compagna di classe. Già, ogni tanto arriva anche qualcuno di nuovo. Ciao. Ciao. Ma chi è? Ma dovresti averla vista anche tu, è venuta l'anno scorso una volta. Una volta sola? Sì, poi ha mollato. Non riesco proprio a capire come mai ci siano persone che preferiscono perdere tempo a far niente. Senti che roba! Regà, io mi guardo i gol. Chi porta da bere? Arrivo. Guarda che messaggio mi ha mandato quel deficiente. Comunque, quest'anno al CRE si parlerà anche di Don Milani. E quale occasione migliore, visto che è nato 100 anni fa? Sì, ma lui è quello che mica ha messo su una scuola in montagna, in una parrocchia? Il lavoro che faceva era educativo. Beh, anche l'oratorio è un po' come una scuola. Per me è soprattutto un'amicizia. Un'amicizia aperta a tutti. Apri, apri, che intanto c'è qualcuno che non verrà mai. E certa gente, meglio perderla che trovarla. Wow, per me è da sballo. Ma come si fa a sbagliare un gol così? Parla al bomber. Io quel gol lì lo facevo a occhi chiusi, guarda qua. Oh, ma che cavolo fate? I cavoli nostri! E andate a farli a casa vostra! Aspetta, non litighiamo, siamo qua per lavorare, non per litigare. Giusto, meglio lasciar perdere certa gente. Quale gente? Hai qualcosa da dire? Lasciali fare le loro riunioni. Tanto non cavano un cane da un buco. E se mai nel buco ci siete voi? Un buco nell'acqua. Un tuffo. Io me lo sono fatta un tuffo in piscina l'anno scorso con voi. Ah, ma quindi eri venuta in gita l'anno scorso? Sì, ma sola quella. Il resto era una noia. Parole, riunioni. Brava. Meglio una bella partita che tanti paroloni. Meglio la musica. Anch'io sono venuto in oratorio, ma sembrava di essere a scuola. Riunioni da fare, scadenze da rispettare, regole da seguire. E tutto questo senza neanche prendere un euro. Io infatti voglio andare a lavorare, così guadagno ed esco la sera. Brava, viva i soldi, viva i soldi. Che se non ti va di lavorare, stai in casa a non fare niente. Abbasso tutti e viva me. Giusto, quel che conta sono io. Bravi, somari. Aspetta, guarda qui, calcio da somaro. Quindi state lontani, addio! Ma aspettate, è con ragazzi come noi e come voi che Lorenzo Milani ha speso la vita. Lorenzo da Milano? Don Milani, un prete che invece che dire me ne frego ha detto I care. I cosa? Se studiassi inglese lo sapresti. I care vuol dire mi interessa, mi sta a cuore. A me non interessa proprio niente. Balle, ti interessano il pallone, le ragazze, la musica? È impossibile non avere passioni. No, la scuola le passioni te le fa passare. Sì, ma non si tratta di compiti o diplomi. La vita è una scuola e ti insegna a vivere. Io a vivere sono già capace. E se sei capace è perché da qualcuno hai imparato. Da soli non si va da nessuna parte. Si ha bisogno degli altri. Io no. Quindi tu sai come essere felice? Sai come avere amici? Sai da cantare se le cose vanno male? Perché voi lo sapete? Io ho imparato che si è felici facendo felice qualcuno. Io non sapevo di poter contare su qualcuno. Io non sapevo niente di me. Don Milani aveva una parrocchia di montagna e faceva scuola ai ragazzi perché diceva che tutto si impara. E la scuola durava 8 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Era matto. E la gente ci andava. A piedi e di corsa. I suoi ragazzi facevano anche chilometri e chilometri per esserli la mattina. Assorbirsi 8 ore di scuola. Ma nella sua scuola si faceva di tutto. Gite, giochi, laboratori. Si cantava, si esplorava il mondo. Si provava il piacere di imparare. Ma soprattutto si era amici. E quindi felici di andarci. Ci credo, solo se vedo. Vedrai se verrai. Dove? A darci una mano, qui nella nostra piccola scuola viva, proprio dove siamo, in oratorio. Ma davvero vogliamo che ci aiutino al CRE? Siamo sicuri? Effettivamente non so quanta voglia di fare abbiano. Dai ragazzi, non dite così però. Infatti, stavamo parlando adesso dell'I care di Don Milani. Non credete che riguardi anche noi?
Quella I care significa mi interessi tu, anche se non te ne frega niente, anche se hai ancora tutto da imparare. Ehi raga, che ne dite? Avete voglia di darci una mano con il CRE? Per far cosa? A me va bene tutto, ma non costringetemi a parlare da sola davanti a tutti, perché mi vergogno. No, no, tranquilla, nessuna costrizione, è un invito a lavorare tutti insieme, perché si sa, più siamo, meglio è. Ci sta? C'era quel proverbio africano, quello del villaggio? Certo, me lo ricordo anch'io, per crescere un bambino ci vuole un villaggio intero. Ancora un applauso ai nostri animatori che ringraziamo, animatori come voi dei nostri oratori e che negli scorsi mesi hanno lavorato per preparare tutto il materiale che è già stato consegnato e che hanno anche lavorato in queste ultime settimane per trovare le modalità per condividerlo, presentarlo a ciascuno di voi. Un grande grazie a loro per il lavoro che hanno fatto e che speriamo vi sia piaciuto e vi possa tornare utile. Permettetemi insieme al ringraziamento a ciascuno di loro, un ringraziamento anche a chi ci ha accompagnato, soprattutto nel preparare questa serata. In modo particolare agli amici del Teatro da Capo, a Max, a Marcello, a Pier Claudia, che sono qui in sala con noi. Agli amici dell'Oratorio di Pedrengo, che hanno fatto il service audio e video insieme a Marco e a Roberto. E al seminario vescovile che ci ha ospitato come ogni anno è solito fare. Permettetemi anche insieme a questi grazie per queste ultime settimane di lavoro, un altro grande grazie alle tante altre persone che in questi mesi hanno lavorato per produrre un po' tutto il progetto del CRE, quindi un grazie a tutti i professionisti, alcuni sono seduti qui in mezzo a noi, a tutti i collaboratori dell'ufficio e fuori dall'ufficio, anche questi qui in mezzo a noi, a tutti i volontari e a tutte le realtà ecclesiali e non ecclesiali che ci hanno dato una mano nel elaborare, preparare, produrre questo progetto. Sono veramente tante, non le nomino tutte, però vi chiedo un grande applauso per ciascuno di loro.
Il mio grazie a tutte queste persone ora vorrebbe diventare il grazie di tutti noi, di ciascuno di noi, al Signore per questo tempo che ci ha dato di vivere, per il quale abbiamo preparato un po' tutto questo e soprattutto per il tempo che ci sta davanti. Chiedo al Vescovo Francesco e a Don Gabriele di salire qui sul palco. Grazie Eccellenza, vorremmo mettere il nostro grazie in un momento di preghiera e poi metterci anche in ascolto delle sue parole. Ci introduciamo con il suo saluto. Bene, il saluto a tutti voi, il saluto a tutti coloro che ci hanno presentato questa nuova avventura del CRE, e questo saluto diventa in questo momento preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'ultimo spezzone dello spettacolo era dedicato a Don Lorenzo Milani, veniva citato quel I care, quel mi interessa e mi sta a cuore. Ecco, sullo schermo vediamo fotografata proprio la porta della scuola di Barbiana che riporta quel cartello con quella scritta I care e sotto alcune parole scritte a mano da Don Lorenzo stesso. Le riascoltiamo. Su una parete della nostra scuola c'è scritto grande I care. È il motto intraducibile dei giovani americani migliori. Me ne importa, mi sta a cuore. Sì, mi sta a cuore. È un po' così, non uno slogan, ma un'ispirazione. E credo che il CRE di quest'anno sia proprio ispirato da queste parole. Mi sta a cuore ed è importante, credo, scoprire di avere un cuore. Mi sta a cuore significa che anch'io ho un cuore. E lo dico perché qualche volta ce ne dimentichiamo. Mi sta a cuore. E lo ripetiamo perché così ci ricordiamo di avere un cuore. Un cuore, abbiamo due occhi, due orecchie, due mani, due piedi, abbiamo un cuore soltanto. A volte può succedere che ci sia un cuore per gli amici e una pietra per i nemici. Ma non va bene. Mi hanno insegnato che basta che qualche parte del cuore si indurisca e che tutto il cuore soffre. Il cuore è uno solo. È una cosa che a volte mi costa, perché vuol dire che non posso amare intermittenza, amare qualcuno e odiare qualcun altro. Il cuore è uno. Mi sta a cuore vuol dire che ho un cuore e come voglio che sia il mio cuore. Il cuore è qualcosa di misterioso, i musicisti lo sanno, perché il cuore è il fondamento della musica. Sì, perché la musica primordiale, quella che hanno cominciato a suonare, quella che suona anche la natura, è ritmo, ritmo. E il cuore è il ritmo fondamentale. Nell'amore è importante il ritmo. Questa sera abbiamo visto tante danze, il ritmo. Se si perde il ritmo, non si riesce più a far sì che il cuore generi le cose migliori.
e mi impressiona, forse perché sono ormai un po' vecchio, è vedere come lui batta sempre, sempre. Il cuore è fedele, batte. Il suo ritmo è il ritmo della fedeltà. E io immagino voi, ragazze e ragazzi, capaci di questa fedeltà di cuore. È una cosa meravigliosa. E poi il cuore si apre e si chiude. È come una mano sempre aperta, una mano sempre chiusa e una mano paralizzata. Il cuore si apre e si chiude, perché amare è donare e anche ricevere il dono degli altri. E io vi auguro di amare i ragazzi, i bambini che vi saranno affidati, ma anche di avere quel cuore che è capace di ricevere la loro meraviglia. Ecco, I Care mi sta a cuore. Io ce l'ho un cuore e non voglio dimenticarmene. Grazie Eccellenza per le parole che ci ha rivolto. Grazie di averci ricordato del suo cuore e che anche noi possiamo avere un cuore come il suo e come quello del Signore. Insieme glielo chiediamo con le parole che adesso troviamo proiettate sullo schermo. La prima strofa la pregheranno i maschi, gli uomini, la seconda strofa le femmine, le donne. Insegnami, Signore, a servirmi delle mani, per donare premure e attenzioni, facendomi vicino a chiunque ha bisogno di me. Insegnami, Signore, a servirmi bene degli occhi e dell'udito, per vedere e percepire con il cuore che ogni persona che incontro può essere il mio prossimo. Insegnami, Signore, a usare bene la parola, avendo sempre nel volto il sorriso, per portare a tutti belle parole che edificano e fanno crescere. Insegnami, Signore, a usare i miei piedi per andare incontro a quel prossimo un po' scomodo, perché tu mi chiedi di amarlo come me stesso. Insieme. Aiutami, Signore, a mettere in pratica i tuoi insegnamenti e diventerò un animatore dal cuore grande, un vero compagno di viaggio per i bambini e i ragazzi a me affidati. Amen. Bene, queste parole di preghiera si concludono con una parola che viene da Dio e io sono felice di portarvi questa parola. È una parola di bene, è una benedizione, per cui mentre siete lì, anche appunto seduti vicino ai vostri amici, persone con le quali condividerete una grande avventura, ebbene, a nome di Dio, io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon cre. Abbiamo ancora qualche minuto prima di salutarci. Vorremmo chiudere il momento di preghiera provando ad ascoltare per la prima volta e magari anche a provare a cantarla insieme la canzone della preghiera che ci accompagnerà nella prossima estate. Abbiamo visto tutti i balli, ci mancano ancora due canti, uno è quello della preghiera, lo possiamo seguire sullo schermo. Tu sei per noi lungo il cammino, tu sei per noi, resta vicino, e di tutti noi di prenderti cura, non smettere mai. Dentro le ombre
amore che ogni giorno porta con l'oscurità. Quando solo il freddo attorno di ciò che è andato non ritornerà. Ti prego non andare, lasciati fermare, guardami. Riconoscerai i nostri occhi, riconoscerai le nostre mani, riconoscerai dai nostri cuori i figli tuoi. Tu sei per noi lungo il cammino, tu sei per noi. Per ogni muro di parole, per ogni non verità, ferito brucerà il dolore quando nessuno lo ascolterà. Ti prego non andare, lasciati fermare, accarezzami. Riconoscerai i nostri occhi, riconoscerai le nostre mani, riconoscerai dai nostri cuori i figli tuoi. Tu sei per noi lungo il cammino, tu sei per noi. Ad ogni istante uno sguardo profondo, che sia il camminare del viaggio l'arrivo, che sia nell'incontro a darsi la vita e ciò che era perso di nuovo sarà. Bene, c'è ancora un momento molto, molto, molto importante, è stato tutto importante. Io voglio anche ringraziare i giovani che ci hanno condotto dentro la grande avventura del Credi quest'anno, ma devo anche dire che questo momento, non perché sto parlando io, è il momento più importante di questa serata, perché ne abbiamo vissute diverse, qualcuno di voi forse la prima volta, per me sono tante, e questa sera appunto c'è qualcosa di molto molto speciale che mi prende veramente anche il cuore. Oggi c'è stato questo evento mondiale, l'incoronazione del re. Ecco, abbiamo avuto anche qui un'incoronazione, veramente io ero commosso, dicevo, ma guarda te, re Riccardo, re Giovanni, re Carlo, tutti i re, insomma una cosa grandiosa. Ma io penso che allora c'erano tutte le televisioni del mondo, qui noi abbiamo Bergamo TV che ringrazio pure, ma insomma noi abbiamo vissuto un evento che è più grande di ogni evento, quindi diciamocelo. E poi appunto adesso qui
Io non farò delle incoronazioni, ma semplicemente dirò un grande grazie. Io vorrei che ci preparassimo, cioè per poter dire questo grazie bisognerà immagazzinare tutta l'aria possibile che abbiamo la possibilità di immagazzinare nei nostri polmoni. Perché un giorno, esattamente appunto circa 10 anni fa, io ho chiamato un uomo, un giovane, a così condurre la grande avventura dei bambini, dei ragazzi, dei giovani della nostra diocesi. E questo giovane, cresciuto adesso, sì, anche un po' di capelli bianchi, si chiamava e si chiama Emanuele. Devo dire che sì, perché l'avevo scelto? Ecco, l'ho scelto non per qualsiasi dote, no, non so nemmeno quali dote abbia, non so, ma va bene, ma no, allora poi adesso le ho scoperte tante, e, ma io l'ho scelto per il nome, perché è un bel nome, Emanuele è un bel nome, proviamo a dirlo, Emanuele è un bel nome. Deve ringraziare i suoi genitori perché Emanuele è un bellissimo nome e Emanuele mi ha accompagnato in questi anni, io anche l'ho accompagnato, tanti momenti, tante iniziative, tante anche fatiche, tante gioie, certamente anche questa delle attività estive del CRE, non dimenticherò mai le grandi camminate che mi hai fatto fare. Cioè, io non so se tra di voi ci sono i camminatori di Assisi Roma piuttosto che di Ortona Roma, comunque sono stati grandi cammini, io spero che continuiamo a camminare. E allora, ecco, io volevo che dicessimo con tutta la forza di cui siamo capaci un grande grazie a Don Emanuele. Allora, per farlo tutti insieme, appunto, seguite il mio gesto, e 1 e 2 e 3. E voi capite molto bene che sostituire un Emanuele era un po' difficile. Allora, per le stesse ragioni, cioè il nome, sono andato a scegliere un Gabriele. Perché la storia ricomincia, Emanuele, adesso ricominciamo da Gabriele, va bene? Quindi benvenuto Gabriele, tanti auguri da parte anche di tutti noi. È un'avventura importante quella che ti accingi a fare. Veramente i nostri auguri migliori a Gabriele. C'era stato un piccolo fuori programma che non era nella mia scaletta, il grazie a me. Grazie eccellenza, benvenuto Don Gabriele. Niente, avete visto tante cose questa sera, avete visto anche le magliette. Di solito concludavamo le nostre presentazioni dando al Vescovo la maglietta del Don. Non c'è più la taglia adatta. No, c'è anche per lei. Ma abbiamo preferito quest'anno dare la maglietta del Don a Don Gabriele, perché dandola a lui è come se la dessimo un po' a tutti i Don. Mentre per lei, eccellenza, mentre a Don Gabriele diamo la maglietta verde del Don, con su il ritornello della canzone della preghiera di tutti noi, di prenderti cura non smettere mai, a lei, eccellenza, consegniamo invece, ancora una volta la betta, il kit del CRE, non soltanto la maglietta
ma tutto quello che abbiamo un po' preparato in questi mesi per accompagnare i credi ai nostri oratori. E con grazie. Questi due regali, grazie ancora della presenza, delle parole, dell'ascolto e dell'attenzione che ci avete rivolto, ragazzi, non mi resta che salutarvi insieme al Vescovo, insieme a Don Gabriele, agli animatori, augurarvi un buon rientro a casa, una buona notte, ma soprattutto una buona estate nei vostri oratori. Vi lasciamo con l'ultima canzone, che non è un ballo, ma è una canzone che è nella playlist ed è dedicata a tutti voi adolescenti che sarete animatori nella prossima estate. Ciao a tutti e buona estate! Ma chi ha detto che gli anni 10 sono meglio del 23? E che i più piccoli non sanno cos'è il vero pregresso? Vuol dire ti ricordi ad ogni novità del momento. È nato a rompicapo e si risolverà anche lui da ci dentro. Che significa molto di più. Se fa che quel tu non è un semplice tu, ma diventerà tutti. Sai che c'è di